Governo, consultazioni in diretta. Di Maio, M5S non voterà fiducia esecutivo tecnico. Centrodestra, vertice della verità. Non siamo disponibili a un governo tecnico. Ed è ancora possibile dare vita a un governo politico. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader dell'M5S ha sentito nella notte e mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un governo politico guidato da un premier terzo. Ma anche resta in attesa di capire cosa è avvenuto a Palazzo Grazioli, dove il centrodestra si è dato appuntamento per un nuovo vertice prima delle consultazioni. Cosa succederà non lo so, capiremo cosa farà la Lega, il centrodestra ha detto Di Maio e l'M5S oltre questo schema non può andare e quindi al di là delle valutazioni che farà il presidente della Repubblica io mi sento di dire che non siamo disponibili a votare la fiducia a governi tecnici. E per scongiurare un altro 2011 che abbiamo provato in tutte le forme a dare un governo politico a questo paese. È ancora possibile, ma se non dovessero esserci le condizioni allora per noi si deve tornare al voto, che sarà un ballottaggio. Il faccia a faccia che si attende risolutivo tra Salvini, Berlusconi e Meloni ha iniziato alle 9:30. Il vertice di ieri sera era finito con un nulla di fatto. Il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un esecutivo Lega M5S per evitare il ritorno alle urne, ma l'ex cavaliere non ne ha voluto sapere. Tutto è stato rimandato, quindi, a questa mattina. Nella residenza romana dell'ex CAV è andato in scena il vertice della verità, il leader di Carroccio, Forza Italia e Fratelli d'Italia cercano accordo in estremis prima di andare da Sergio Mattarella. La delegazione, attesa alle 11, è composta da Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo leghisti a Camera e Senato, insieme a Matteo Salvini, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini. Insieme a Silvio Berlusconi per Forza Italia, e Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, insieme a Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia. A mezzogiorno è la volta del Partito Democratico, ancora il capigruppo di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio, accompagnati dal segretario reggente Maurizio Martina e dal presidente Matteo Orfini. Sarà l'ultimo appuntamento del mattino. Nel pomeriggio sono attesi tutti gli altri gruppi. Chiudono la giornata il presidente della Camera Roberto Fico, atteso nello studio alla vetrata alle 17:30, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, attesa alle 18. Ora per ora. Ore 10:50 Di Maio, scongiurare aumento dell'IVA con un DL secondo me non dobbiamo aspettare neanche la formazione del governo, va scongiurato già nella discussione sul DEF e fissato poi con un provvedimento, ieri ho detto anche un decreto, se dovesse servire. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella ribadendo come sia la sua priorità scongiurare al più presto un aumento dell'IVA. Ore 10. Di Maio, governo politico voto.
ore 10. Di Maio, non disponibile a votare la fiducia a un governo tecnico. Ore 10. Di Maio, io mai impedimento a contratto di governo. 1003 nella notte telefonata a Salvini. Di Maio contatti telefonici tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico dell'M5S Luigi Di Maio, sia in nottata, sia stamattina prima del vertice di centrodestra. E quanto si apprende a margine della riunione del centrodestra in corso a Palazzo Grazioli. 9.29 Palazzo Grazioli, arrivata anche la Meloni, via al vertice anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Grazioli, dove a questo punto inizia il nuovo vertice del centrodestra prima di salite di nuovo al Colle per le consultazioni del Presidente della Repubblica. A Grazioli è presente anche Tajani. La delegazione del centrodestra è attesa al Quirinale alle 11. Ore 9. Salvini e La Russa a Palazzo Grazioli. Matteo Salvini e Ignazio La Russa sono arrivati a Palazzo Grazioli per il nuovo vertice del centrodestra prima di salire al Colle per le consultazioni. Ore 906 Renzi, mai contatti con Di Maio a differenza di quanto riportato ancora oggi da alcuni quotidiani, Matteo Renzi non ha mai incontrato né si è mai sentito con Luigi Di Maio. Tra i due non ci sono stati dopo il 4 marzo né contatti, né trattative, né sms. Lo afferma lo staff di Matteo Renzi.